Usciamo adesso dalla riunione che è andata male perché di fronte alle proposte che ha fatto il sindacato, il comune, la provincia e la regione, che erano proposte ragionevoli, cioè noi gli abbiamo detto da una parte che quello che partiamo dal positivo, gli abbiamo detto che visto prima di tutto che non è vero che questo settore è un settore destinato a essere decotto, tant'è che ci sono, loro ce l'hanno annunciato, ci sono parecchie, a più di un'azienda che sarebbe interessata a intervenire. Segno che quindi stiamo parlando di un oggetto che interessa, non di un oggetto che non vale niente. I nomi l'hanno fatto? No, non l'hanno fatto, ma arrivo. Aspetta. Hanno solo detto che si tratta di un'azienda italiana e di un'azienda multinazionale e basta. Poi, fatemi riferire quello che hanno detto. Quindi, noi gli abbiamo detto, visto che la cosa è possibile, noi mettiamo a disposizione di un progetto industriale che deve riguardare Burgo, e su questo loro all'inizio avevano detto che erano disponibili a starci in società con questo eventuale partner che dovesse venire. Noi abbiamo detto che mettiamo a disposizione prima di tutto la centralina che c'è, togliendogli interamente la tassa regionale, per intero. Gli mettiamo a disposizione le risorse che la regione ha per la reindustrializzazione, ok? E gli mettiamo a disposizione il fatto che c'è, io questo ve lo devo dire, i lavoratori più bravi, più seri che si possono trovare. Naturalmente però, siccome li abbiamo sentiti tutti quanti, chi sono questi eventuali che vengono, l'azienda non si può spegnere, perché la tecnologia, lo sapete meglio di me, di una cartiera, se la fermi, si deperisce immediatamente. Quindi gli abbiamo detto, visto che c'è questo processo, tu ci devi fare una sola cosa, riappiccia la macchina, riavviala, anche sperimentalmente. Ci sembrava una proposta francamente ragionevole. Ora, di fronte a questa proposta, la risposta che ci è stata data, francamente, è stata molto deludente. Intanto non c'era l'interlocutore, forse giusto, perché non c'era l'amministratore delegato. I signori che erano lì ci hanno fatto un bel discorso, eccetera, però alla fine praticamente ci hanno detto noi non siamo in condizioni di decidere. A questo punto la cosa diventa... Momento. A questo punto debbono essere chiare due cose. Primo, noi abbiamo immediatamente telefonato al direttore generale del Ministero, che non era presente, c'erano presenti le sue collaboratrici. Gli abbiamo detto guardate che la situazione diventerà esplosiva, e sia chiaro, questo ve lo dico a nome del sindaco, a nome del presidente della provincia, a nome della regione, a nome dei sindaci, noi staremo con i lavoratori, anche se si deve passare a forme di lotta più dure. E là, come è stato detto già al sindacato, da questo momento in poi, da quello stabilimento non esce più una spilla, ma che debbono ben valutare alcune considerazioni. Prima considerazione, noi questa volta non facciamo quello che abbiamo fatto a Chieti, quello che è stato fatto a Chieti. Vi racconto questo fatto che ho raccontato a loro. A Chieti, in quello stabilimento Burgo, adesso c'è un progetto di reindustrializzazione, ci sono circa 15 piccole imprese che vogliono entrare. Sapete quando gli chiede Burgo per rientrare? Magari. 70 euro a metro quadrato. Questo a Avezzano non succederà, se se ne vanno loro debbono pagare fino all'ultima lira la bonifica di quel sito, l'amianto e i fanghi, e io non so quanto costa, certamente costa un sacco di soldi. Secondo, la centralina deve essere chiaro, gliel'abbiamo detto, se c'è la reindustrializzazione leviamo l'accisa, altrimenti la centralina gliela leviamo. Perché la centralina, l'acqua è la mia, l'acqua è della regione, la leviamo. Abbiamo telefonato al direttore del ministero, il quale si è immediatamente attivato. Noi non possiamo più parlare, con tutto il rispetto delle persone che c'erano, con persone che non possono decidere. Vogliamo proprietà e amministratore delegato. Si è immediatamente attivato il direttore e scusate quando ha detto il giorno 8 noi di nuovo ci sarà questa riunione con la proprietà, però con la proprietà.